Signor Presidente, sono innocente! Per un titolo falso di cavaliere ha incassato 100.000 lire, per un titolo falso di commendatore 150.000! 200.000, signor pubblico ministero! 200.000? Per un titolo falso di grande ufficiale 250.000 lire! È vero, scognamiglia? Io ero per il cavalierato. Ma qui c'è scritto scognamiglia grande ufficialato. No, proprio cavaliere, e non avrei nemmeno il fisico per il grande ufficialato. Guardate le sue vittime, galantuomini, padri di famiglia, cittadini propri, truffatore! Poeta, costoro vivevano ormai tristi, delusi, curvi, da anni aspettavano invano una parola, una piccola parola che li onorasse, che li confortasse. Una piccola parola, un capo, un cavuff, un com, un comuff, un griuff, un gricri. Gran Croce. Ed è arrivato lui come una fata. I vostri vicini vi salutavano, cavaliere. Si toglievano il cappello, commendatore. Qualcuno vi baciava le mani, è vero? È vero? Sono stati solo i bei giorni della vostra vita, signori del tribunale. Bisogna distribuire a piene mani almeno i capi, i cavuffi, i commi, i comuffi, i griuffi, i cricri. Date. Sulle piazze, sulle barricate, voi non troverete mai un cavuff. Assolvete Pasquale Ruocco. Anche lui potrà partecipare questa sera al gran ballo pro disoccupati della nostra città. Portare anche lui il suo modesto ma schietto contributo a favore di chi davanti al proprio nome può mettere soltanto come titolo, ahimè, un triste disoc. Arriva! Signor Presidente, signori giudici, c'è una voce, una gran voce, che dice che alle ore 18 ci sarebbe il giudizio universale. Signori del tribunale, il mio difeso può affrontarlo serenamente.